sabato 9 febbraio AIS Onlus, Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica, scenderà in piazza per cercare di compiere quella che è la sua missione, sostenere e supportare i pazienti fibromialgici. Sono previsti due eventi nell'arco della giornata. Il primo evento comprende tutta la giornata, ovvero a qualche ora della mattina e qualche ora del pomeriggio, ed è previsto, grazie alla collaborazione con il Rotary Club di Bagheria, un camper all'interno del quale verranno fatte delle visite di natura reumatologica e algologica per i pazienti fibromialgici. Quindi saremo presenti con un nostro banchetto informativo, e all'interno del camper ci saranno la dottoressa Giuliana Gugino del Policlinico di Palermo, reumatologa, e la dottoressa Monica Sapio, algologa dell'ospedale Buccheri La Ferla, che si metteranno volontariamente a servizio dei pazienti fibromialgici o sospetti pazienti fibromialgici. Saremo presenti la mattina dalle ore 10 alle ore 13 e il pomeriggio dalle ore 14 alle ore 17. Non è prevista nessuna prenotazione, ma soltanto presentarsi agli orari stabiliti con documentazione, magari se si è in possesso, per agevolare il lavoro dei professionisti. Io ringrazio la gentile appunto collaborazione del Rotary Club, che ci ha messo a disposizione questo camper che permetterà di compiere questo importante servizio per i pazienti fibromialgici. La nostra missione appunto è quella, supportarli a 360 gradi, dare la possibilità di avere un supporto diagnostico e terapeutico, e credo che questa iniziativa lo permetterà. Sempre il 9 febbraio alle 20.30 la CAMS Events, un'associazione culturale che si occupa di moda e spettacolo, organizzerà una sfilata di moda, abiti della stilista Anna Cristofaro, presso l'ex chiesa di San Mattia ai Crociferi a Palermo. Il ricavato della serata verrà tutto devoluto all'Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica, quindi per sostenere i progetti e aiuto ai pazienti fibromialgici. La serata inizierà, come appena detto, alle 20.30, è tutta una sorpresa, non c'è stato detto come si svolgerà, non è previsto un biglietto d'ingresso, ma appunto una donazione durante la serata che verrà chiesta ai partecipanti. Quindi invito più gente possibile a essere presente e ad aiutare AISF Onlus. Per la serata ringrazio assolutamente la presidente della CAMS, che è la stessa stilista Anna Cristofaro, che in maniera veramente spassionata e col cuore in mano ha voluto offrire e destinare questo grande aiuto alla nostra associazione.